3, 2, 1. Andiamo a testare quanto è realmente resistente questo telefonino. Seguite Digital Mag, il magazine che vi racconta tutto sulla tecnologia. Digital Mag, ogni martedì e giovedì alle 21.35, solo sulla 3. Non ci posso credere nemmeno io, ma ho un mio programma in TV! Salve ragazzi e bentornati con un nuovissimo video. Allora, oggi volevo raccontarvi un'esperienza che ho vissuto davvero bellissima. Infatti per me si tratta di un passo molto importante nella mia vita, perché il mio futuro sta prendendo proprio la direzione che volevo. Come vi ho detto nell'intro, ho fatto un programma in TV, di cui fra poco vi parlerò. Detto questo, come sempre, prima di cominciare, vi volevo invitare a lasciare un mi piace sotto questo video e cominciamo! Giampi, ma dov'è questo programma in TV? In realtà sta uscendo proprio in questi giorni sul canale La 3. Sì, lo so che non è un canale grandissimo, ma comunque per me è una cosa davvero molto importante. Perché pensate che tutto questo è iniziato da un ragazzino che filmava solo le sue mani mentre faceva vedere dei cellulari, che è arrivato addirittura a fare una cosa del genere. Quindi io mi ritengo davvero molto fiero di questo, perché mai quel ragazzino di 5 anni fa avrebbe immaginato tutto ciò, credetemi. Bene, ma adesso passiamo al dunque, perché vi voglio raccontare un po' come tutto è successo. Innanzitutto vi dico che il programma si chiama Digital Mag ed è un programma tecnologico dove mostro un sacco di cose fighissime. Tutte le cose che non ho mai potuto mostrare in cameretta le ho fatte lì, tipo fare un test di resistenza a un cellulare, fare video con un cane, avere ospiti e tantissime altre cose. Io penso che sarà davvero un programma bellissimo. Ma adesso cominciamo. Tutto è partito quando ho avuto la notizia che avrei registrato questo programma. Ero felicissimo, perché passare da farsi video da soli su YouTube a fare un vero e proprio programma televisivo con un sacco di gente che ti seguiva. Così qualche settimana fa sono salito fino a Milano. Quando sono arrivato ho scoperto di avere un mio camerino personale dove lasciare tutte le mie cose, tutti gli oggetti e robe varie. Poco dopo però sono dovuto andare in una stanza. Questa stanza si chiama la stanza del trucco e parrucco. Una stanza dove appunto ti truccano, ti sistemano tutti i capelli prima di cominciare la puntata. E questa è davvero una cosa stranissima per noi youtuber, che magari facciamo video a casa in pigiama tutti spettinati, invece vai a fare un programma in TV, ti truccano, addirittura ti sistemano i capelli, cioè è qualcosa di impensabile per noi youtuber. Ma sapete qual è la cosa più figa della stanza del trucco e parrucco? Che io non avevo bisogno di sistemarmi i capelli, perché c'era qualcun altro che lo faceva per me. Questa penso sia stata la cosa più bella, perché credetemi che sistemare questi capelli qui è parecchio complicato. Va bene, ma dopo la stanza del trucco e parrucco è venuto il momento dello studio, dove si sarebbe registrato il programma. Lo studio era davvero una figata. La parte dove registravo era composto da una specie di scatolone enorme che fungeva tipo da bancone ed era stupendo, con una tazza che era lo stesso logo del programma. Dietro di me avevo una mega immagine proiettata, c'era uno sfondo davvero fighissimo, mentre davanti a me avevo non una ma ben due telecamerone grosse così che mi riprendevano con una luce sopra. Io praticamente dovevo guardare la telecamera dove c'era la luce quando registravamo. Certo, non vi sto a dire che alla sera, quando ero tutto rincoglionito perché parlavo per una giornata intera, guardavo sempre la stessa telecamera invece di guardarne un'altra, e il regista mi stoppava all'improvviso dicendomi: Giampi, ma dove stai guardando? Non vedi che dovevi vedere l'altra telecamera? Credetemi che parlare per una giornata intera davanti a una telecamera è davvero stancante, cioè io arrivavo stramorto in hotel. Poi a fianco a queste due telecamere c'era un televisorone dove mi rivedevo mentre parlavo. Ma adesso vi dico una delle cose più fighe, perché voi dovete pensare che nella registrazione di questo programma io avevo gli occhi puntati da tipo 10 persone, perché solo nella camera dove registravo, nello studio, eravamo tipo in 5, due cameraman, due produttori. Poi c'era un'altra camera che era la regia. Nella regia c'era il regista che comunicava con me, con lo studio, attraverso una cassa che stava lì, la truccatrice che ogni tanto veniva tipo a sistemarmi la faccia oppure i capelli, perché questo ciuffo, sapete com'è fatto, va un po' per i cazzi suoi. Poi c'era quello che mi metteva il microfono, che ogni tanto veniva ad aggiustarlo, e altra gente che non so che cosa facesse. Quindi pensate voi, io inizialmente ero un po' agitato. Diciamo che un po' di agitazione l'ho avuta sempre, però sono davvero felice di come mi sono comportato, perché penso che il programma sia venuto una bomba. Il bello di tutto ciò è che ho avuto anche degli ospiti, tra cui
cui anche un cane, ragazzi. E ci sono poi un sacco di altre sorprese. Infatti, ragazzi, se riesco, io voglio portarvi qualche video che ho registrato lì sul canale, perché davvero ci tengo tantissimo che voi vediate quello che è successo in questo programma. E inoltre mi farebbe molto piacere sentire anche la vostra. Quindi, ragazzi, questa è stata la fantastica esperienza che ho vissuto. Per me, come vi ho detto, è stata una cosa davvero importantissima, perché passare da registrare dei semplici video da solo qui in cameretta mia ad avere 10 persone che ti guardano mentre parli in diretta e sistemano tutto è una cosa fantastica. Spero che questo video vi sia piaciuto, vi invito a lasciare un mi piace, a lasciare un commento qui sotto, a iscrivervi al canale qualora non foste ancora iscritti, a seguirmi sulla mia pagina Facebook, trovate il link in cima alla descrizione, e noi ci vediamo alla prossima, un golden saluto e ciao a tutti!